Uè ragazzi e bentornati! Oggi, come promesso, ecco a voi il cannonamento con 3 perk di durevolezza full perk oro. Penso abbiate già capito il senso di questo video. Proveremo a vedere in effetti quanto ci dura un solo lanciarazzi. La durevolezza di esso è arrivata a 68, il che è tantissimo rispetto ai lanciarazzi classici, come tutti avrete ben notato. E questo video soprattutto si dividerà in 3. Una prima parte senza una build, dove conteremo innanzitutto il lanciarazzi quanto ci dura in mano. Un'altra parte con una build apposta fatta per la durevolezza del lanciarazzi e ovviamente con danni ai lanciatori e danni ai palle di cannone eccetera eccetera. Ma questo lo vedremo più tardi. Comunque ci tengo a dire che questo è un ottimo lanciarazzi. Questo video è solo a scopo informativo. Infatti non so se me lo terrò per sempre così. Trarremo le nostre conclusioni ovviamente alla fine del video. Per ora, buona visione. Ecco la mia build personalizzata solo ed esclusivamente per questo video. Infatti non mi sento di consigliarla a nessuno. Cioè, oddio, possiamo puntare ovviamente su danni più elevati. Con questa build noi andremo a sfruttare quella che è appunto la nostra durevolezza del lanciarazzi. Perché dopo il lancio di un'abilità le armi perdono il 40% di durevolezza in meno per i prossimi 6 utilizzi. Quindi contiamo che il cannonamento ha 8 colpi, quindi 6 utilizzi praticamente più della metà del caricatore sarà col 40% in meno di durevolezza. Il ciò significa che io prima di usare lanciarazzi, o meglio, quando posso, quando mi ricordo, utilizzo un'esca, un plasma impulso, uno scatto taurino, insomma, cerco di fare le abilità il più possibile per andare a sfruttare quella che è la mia perk e sprecare appunto questo cannonamento il meno possibile. Per questa parte di video mi è venuta in mente una cosa abbastanza carina. Andrò ad affrontare l'unica elimina raccogli disponibile in zona alta Montespago utilizzando solo ed esclusivamente un lanciarazzi e vedrò se riuscirò a completare la missione con successo. Ovviamente con qualsiasi altro lanciarazzi non riuscirete mai a fare 200 kill. Oddio, magari con qualche altro lanciarazzi, lanciapalle di neve, percato in durevolezza, sì. Però andremo a vedere quante riuscirò a farne con un singolo lanciarazzi. Spero che l'idea vi piaccia. Ovviamente raga, andando a percare così il lanciarazzi andiamo a perdere quello che è il potenziale vero dell'arma, cioè potremo puntare ovviamente a un danno più elevato e meno durevolezza. Spetta a voi decidere. Sinceramente io sono un tipo che comunque utilizzo lanciarazzi molto più potenti se devo infliggere danno a zombie appunto molto più potenti. Questo lanciarazzi secondo me si addice molto per appunto tenerlo in mano in qualsiasi missione, in modo che non andiamo out di risorse, in quanto comunque 12 efficienti, 3 di corlucente e riesco a fare una missione intera con questo lanciarazzi mi sembra alquanto buona. Piuttosto mi tengo in mano anche un deatomizzatore 9000 e qualora si presenta uno zombie grosso, uno smasher eccetera eccetera, utilizzerò quello. Anche perché poi sono uno che gioca che quando ho un lanciarazzi craftato lo usa bene o male, tendo molto a finirlo, non tendo molto a tenermelo nello zaino. Questo lanciarazzi comunque percato così in durevolezza mi verrebbe anche da tenerlo di più nello zaino, in quanto comunque non è sprecato tenerlo con 2 colpi, 3 colpi eccetera eccetera. Insomma, avete capito bene quello che voglio dirvi. Del resto comunque si può sempre contare anche sul boost dei compagni ed è quello che vedremo nella parte finale del video. Secondo voi ce la farò a effettuare 200 kill con questo lanciarazzi? If you want me to take over, just give me the green light.
raga, le 200 kill con un singolo lanciarazzi le abbiamo fatte. Forse riesco anche ad arrivare a 300, non lo so, dipende quanto mi dura adesso. Comunque, l'obiettivo della missione è stato fatto. Più o meno 250 kill con un solo lanciarazzi. E adesso andremo a provarlo boostati con un team. Mi raccomando, ricordati solo di lasciarmi un bel like sotto questo video. Raga, in pratica cosa è successo in questa missione? Avete presente quei bravissimi compagni che non vi vogliono far sprecare le trappole? Appena la bomba arriva nel deposito l'attivano subito? Mi raccomando, sono ironico se qualcuno non l'avesse capito. Comunque, cosa è successo in questa missione? Sono riuscito a difendere la bomba per tutto il tragitto, cioè diciamo non benissimo ma bene. Comunque, cosa è successo in questa missione? Sono riuscito a difendere la bomba per tutto il tragitto. E il tragitto non era veramente corto, era abbastanza lungo. In più l'ho utilizzato anche per tutta la difesa, in quanto dopo vedrete che il mio compagno ha attivato subito la bomba appena arrivava a destinazione. Infatti non ho avuto neanche il tempo di mettere una trappola a gas. Comunque questo lanciarazzi mi è durato tutta la missione e l'ho spammato per tutta la missione. Io vi lascio guardare come prosegue questa missione, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento anche voi cosa ne pensate. Ho fatto bene a optare per una scelta del genere, in quanto comunque ho altri lanciarazzi molto più forti e molto più divertenti. Sinceramente il cannonamento non lo utilizzerei quasi mai, ora come ora. Ci sono tipo il deatomizzatore, il lanciatore di Babbo Natale, il classico RPG, lo schiantadighe, il lanciapalle di neve, insomma siamo pieni di lanciatori. E averne uno percato con così tanta durevolezza, sinceramente, può essere abbastanza comodo. Ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione, ricordatevelo. Noi ci vediamo direttamente domani. Bella bella! When I was just a kid.